marketing mai come in questo momento, in questa condizione storica, è fondamentale. Ci troviamo ad operare in uno scenario che è in costante cambiamento e cambia soprattutto ad una velocità esponenziale. Marketing oggi è quella funzione che ci permette di capire dove sta andando il mercato, quali sono le nuove tendenze e soprattutto quello che oggi il cliente vuole. E questo è fondamentale per poi aiutare il resto dell'azienda nel portare fuori sul mercato le soluzioni con una value proposition ed una personalizzazione che è quella che oggi il cliente richiede. E in questo ci vengono anche in aiuto le moderne tecnologie esponenziali. Io vengo dal mondo dell'intelligenza artificiale. Oggi l'intelligenza artificiale veramente ci può aiutare a capire prima di tutto chi è il cliente che abbiamo di fronte. Ci può dare una corretta profilazione di quello che è la target audience che vogliamo indirizzare. Fino a ieri noi indirizzavamo la nostra target audience sulla base del budget, sulla base di quanti figli la persona avesse o di dove vivesse all'interno dell'Italia. Oggi, grazie a nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale, siamo in grado di capire non solo quello che lui acquista, quando l'acquista e come l'acquista, e quindi i suoi bisogni, ma anche i suoi desideri inespressi, che magari mette a disposizione delle aziende attraverso altre piattaforme come quelle social. L'intelligenza artificiale ci permette di mettere a fattore comune tutti questi dati e di capire effettivamente il nostro cliente cosa vuole. E al tempo stesso all'azienda permette di disegnare in maniera ottimale come portare il proprio prodotto su quel cliente, qual è il canale da utilizzare, qual è il messaggio e quindi personalizzare l'offerta che vogliamo portare al cliente. Penso che il futuro sicuramente sarà disegnato con una nuova consapevolezza, è inevitabile, anche perché così come lo conoscevamo non è più possibile, non è più accettabile andare avanti in una direzione con dei modelli, degli schemi di pensiero che sono ormai obsoleti. Quindi bisogna allenarsi a rompere degli schemi di pensiero per poter veramente ridisegnare questo futuro. E parte mettendo le persone al centro, e sarà sempre di più, anche perché comunque le innovazioni e la tecnologia ci vengono in supporto, l'intelligenza artificiale, tutto quello che è il mondo digitale che ormai conosciamo e che comunque porterà sempre più cambiamenti. Quindi inevitabilmente direi parola chiave è consapevolezza e guardare veramente ad un nuovo umanesimo con autenticità, con trasparenza e con integrità. Ecco, l'integrità e un allineamento valoriale sono sicuramente essenziali per ridisegnare il futuro.